preghiamo al Dio di potente di aprire il tuo cuore questa sera e di mandare il tuo Santo Spirito già ora nei nostri cuori perché possiamo comprendere la meravigliosa tua parola. E quello che apparentemente abbiamo ascoltato tante volte, senza però mai percepire il succo, Signore, questa sera si apre a noi qualche cosa di meraviglioso come tu sai fare, rivelandoci per gradi e per strati più profondi la tua immensa e meravigliosa parola. Te lo chiediamo, Dio onnipotente, per Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, tutti cominciamo. Il brano che facciamo questa sera è quello della cosiddetta Annunciazione. Vediamo subito. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso di Dio. Ecco, giverai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide tuo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Mi permettete una testimonianza che non c'entra con questo, apparentemente non c'entra. Noi qui in parrocchia, con l'attività caritativa, sosteniamo a seconda dei periodi più di meno, poi quelli costantemente, quelli più occasionali, dalle 60 alle 100 famiglie. Ci sono anche alcuni singoli. Un nigeriano che assistiamo è di origine cattolica. Lui fa parte della famiglia cattolica, è andato qui in Italia per mantenere la sua famiglia che è rimasta in Nigeria, moglie e figlie. Il problema di quest'uomo è il lavoro. Ma qui, quando l'abbiamo conosciuto noi, era già un paio d'anni che non lavora più, e quindi è proprio in crisi perché non riusciva a mantenere la sua famiglia, oltre che se stesso qui, la matta in sicuro. E trovare il lavoro era una cosa quasi impossibile. È capitato che questo uomo, però un uomo di fede, spesso viene qui a pregare, si mette lì, e poi magari sono il figlio, sento plin 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 i soldini che c'ha, i spiccioli li mette in quella cassina lì in fondo, nella parte più alta dove è per il pane dei poveri, perché guarda un po' che mistero strano, la carità la fanno i poveri, per i poveri. Che cosa è successo? Allora, lui è credente, conosce la parola di Dio, ci è vissuto fin da piccolo, trovato lavoro, è venuta una signora a chiedere per la raccolta in campagna, broccoli e cose di questo genere, serviva manodopera. L'ha preso, ha lavorato 18 giorni, ha finito ieri, questa mattina l'hanno pagato. La prima cosa che ha fatto quando ha preso lo stipendio, è venuto qui, però che io non c'ero, ha detto: quando è tornato questo pomeriggio, mi ha fatto vedere: questo è il mio stipendio, questa è la decima. Ha dato 70 euro più della decima, lo stipendio era, non arrivava a 300 euro. Lui ha lasciato 70 euro per i poveri. E dico: ma quando è stato stipendio? Mi sembrava che non era.
quando tante volte sono assistito con le bollette, i pacchi spesa, delle offerte in denaro che gli servivano, ma chi ha mai sentito niente di tutte quelle persone che hanno ricevuto qui? Non parliamo degli islamici, quelli proprio zero assoluto. Quest'uomo ha fatto la decima per volontà sua, dei pochi soldi che c'è, il primo stipendio, ha regalato la decima parte ai poveri. Ha fatto questo, è stato riconoscente, perché cosa fanno, non so, presso qualche chiesa nigeriana, che qui ce ne stanno tante, non ha fatto presso una chiesa cattolica per lui straniera, riconoscente però perché qui ha ricevuto del bene, qui si è raccolto. Io sono sicuro che il Signore lo strabenedirà quest'uomo, perché già dava quando aveva poco da dare e niente. Adesso ha fatto proprio come dice Dio nella Bibbia, ha dato la decima del suo stipendio, di più ha dato della decima per i poveri. Il Signore gli aprirà tutte le porte a quest'uomo, perché Dio dà a chi dona. Bene, e vedete qui è veramente l'occasione dove non conta il colore della pelle, non conta la cultura, non conta l'età, non conta il sesso, non conta niente di niente, conta la carità. Questo uomo credente in Dio sapeva delle decime perché è stato cresciuto sulla parola di Dio e l'ha messa in pratica appena l'ha potuto. La carità l'ha fatta sempre, la decima appena l'ha potuto con lo stipendio l'ha fatta. Allora, il corso che facciamo è per entrare in questa dimensione spirituale, non quella dei conti umani, ma di quella che lo Spirito di Dio ci dice di vivere. Quella è la cosa bella e potente che deve avvenire in noi. Allora sì che la nostra vita cambia senso, diventa pieno di significato, ci prendiamo gusto a campare e sperimentiamo la potenza di Dio al lavoro per noi, come la vediamo nella vita dei santi e come vediamo nei personaggi della storia della nostra salvezza. Allora, veniamo subito al fatto di Maria. Allora, la Madonna, concepita senza peccato originale, quindi lei aveva l'innocenza dei bambini, gratis, diciamo così, per dono divino, e crescendo, poi lei ha scelto questa cosa e da innocenza è diventata immacolatezza, scelta e voluta, e combattuta con le grandi prove che lei ha avuto per essere fedele a Dio. E ho detto tante volte in questa occasione che quando Dio si è manifestato a lei, le ha parlato. Ecco, già se vi dicessi questa cosa qua, leggete nella storia della Madonna l'opera della Trinità. Dio Padre che cosa ha fatto? Dio Figlio che cosa ha fatto? Dio Spirito Santo che cosa ha fatto? Provate un po' a rispondere. Questa è una risposta che alla fine ci dovrebbe essere. Dio Padre ha pensato, ha fatto il progetto su di Maria. Questa è la donna adatta per essere la madre del mio figlio incarnato, la scelgo. Ha fatto il progetto. E il progetto di Dio per lei era, per quanto riguarda la sua personale realizzazione, di una superiorità tale a qualsiasi altra affermazione che lei poteva avere, che se lei avesse detto no, oh Signore, io quello che tu mi dici è una bella cosa, ma non mi interessa perché ho deciso di diventare una star del cinema, se fosse diventata la più grande attrice della storia del cinema e avesse incassato miliardi di dollari e di euro, non sarebbe diventata così grande come è diventata grande per mezzo del progetto di Dio su di lei. Per cui Dio ha più a caro di me la mia realizzazione. Dio sa fare per me
meglio di quello che io, nel migliore dei casi, so fare per me stesso. Chi rifiuta il progetto di Dio, come facciamo normalmente tutti quanti, ingannati dal diavolo, credendo che facciamo meglio da noi stessi, piuttosto di quello che Dio farebbe per noi, è colui che si dà la zappa sui piedi da solo e si costringe all'infelicità, rinunciando a quello che Dio ha preparato per noi. Allora, la Madonna, Dio Padre, ha progettato questo e glielo ha detto come? Attraverso una... che cosa? Parola. Il figlio di Dio che chi è? Sveglia, cristiani in cammino da 100 anni. Gesù Cristo è la parola di Dio vivente. In principio era la parola, e la parola era Dio, e la parola è presso Dio. Dio ha parlato nel mondo attraverso il suo figlio Gesù Cristo, inizio lettera degli ebrei. Allora, Dio Padre ha fatto il progetto per Maria, glielo ha comunicato attraverso la parola, attraverso Gesù Cristo stesso. Lo Spirito Santo? Che ha fatto? No, ha parlato il Figlio. Cosa ha fatto lo Spirito Santo? Cosa ha fatto lo Spirito Santo? Ha fatto il miracolo. Ha concepito il Figlio di Dio nel suo grembo. L'agire delle persone divine è diverso e caratteristico a seconda della persona. Dio Padre è quello che fa i progetti, il grande capo. Lui è l'origine di tutto. Il Figlio non ha progettato di far dividere il mondo attraverso di Maria, ha progettato il Padre. È lui il grande capo. Il Padre più grande di tutti. È quello che comanda, quello che decide. In greco dice l'archè, è il principio di tutto. Pure del Figlio, pure dello Spirito Santo è il principio. Lui ha pensato per Maria questa cosa. Glielo ha detto, glielo ha annunciato, l'annunciazione, attraverso una parola. L'annuncio della parola è il Figlio, che si, Gesù Cristo è la parola del Dio vivente. Dio ha creato il mondo pronunciandolo, pronunciando la parola. Dio disse sia la luce, la parola sia la luce, ha fatto esistere la luce. Dio disse sia il cielo e sia la terra, la sua parola ha fatto esistere il cielo e la terra. La parola è il Figlio di Dio. La realizzazione di quello che la parola annuncia è il compito dello Spirito Santo. Se Dio dice sia la luce, Dio Padre l'ha deciso, il Figlio l'annuncia, lo Spirito Santo accende la luce. Queste sono le tre persone che tutte e tre collaborano secondo la propria identità personale, tutte e tre in modo totalmente diverso, tutte e tre unite nello stesso scopo. L'Evangelo di Luca è bello perché spesso mette in mostra l'agire di tutte e tre le persone della Trinità. Negli altri Vangeli si deve fare un po' di fatica a trovarla, l'azione delle... L'Evangelo di Luca è sempre emergente questa cosa, alla luce del sole. Ed è meraviglioso. Noi, il nostro Dio, è Trinità. La rivelazione che ha fatto Gesù Cristo di Dio, rivelando che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, è la più grande rivelazione che Gesù Cristo ha fatto di Dio. Allora, vedete, Dio, mettiamo che abbia deciso di riempire di Spirito Santo tutti quanti voi, e magari tante altre persone che qui stasera avrebbero potuto essere presenti ma non ci sono, non hanno voluto, non hanno accettato. Questa decisione di Dio
vi viene annunciata attraverso una parola, questa catechesi e le altre che faremo. Poi verrà lo Spirito Santo a realizzare la sua effusione nel giorno di Pentecoste e con quello che ne conseguirà a fare la terza parte, a fare quello che la parola annuncia. Adesso vi sto annunciando un sacco di cose, lo Spirito di Dio verrà a realizzare tutte quante, altre ancora. Per cui adesso qui ciascuno di voi sta rivivendo l'annunciazione che Dio ha un progetto, che Dio ve lo comunica, che Dio realizzerà attraverso lo Spirito Santo. Allora, quello che dice Dio attraverso l'angelo, scusa, una cosa molto semplice. Se facessi la domanda, perché Dio ha mandato un angelo e non un profeta o un grande uomo di Dio a dire a Maria questa cosa, che mi rispondereste? Sicuramente era meglio di un profeta, di un altro uomo. E questo è il motivo? Noi dobbiamo diventare esperti delle cose di Dio. Ma chi altro poteva, se non un essere soprannaturale, comunicare a Maria questa cosa? Quale profeta ha mai annunciato delle cose così grandi? Quando Cristo è risorto, ci stavano i 12 apostoli intorno a aspettare seduti che Gesù Cristo uscisse fuori dalla tomba, dice, oh, mo a mezzanotte 25 esce fuori, e quelli stavano lì al fuoco per riscaldarsi aspettando che Gesù Cristo usciva fuori dal sepolcro e si faceva vedere risorto. È successo così? Quando Gesù Cristo è risorto, c'era qualche essere umano di carne ed ossa a vederlo? Chi ti stavano? Quando le donne vanno a trovare, sono gli angeli. Che cercate voi qua? Gesù Nazareno è risorto, non è qui, state sbagliando posto. Ci sono delle cose che sono così grandi dove le persone non sono messe, non ne sono degne. Per l'annunciazione a Maria solo un angelo poteva farlo, perché Maria è la più santa di tutte, chi sta più di lei che poteva annunciare, più santa di lei che poteva annunciargli questa cosa? Nessun essere umano di questo mondo, per quanto carismatico, per quanto vicino a Dio, Maria li superava tutti quanti. Solo un angelo gli poteva annunciare questa cosa, però un angelo gli annuncia la parola, non di uomo, di Dio. Questa che facciamo questa sera è parola di Dio, non di uomo. Quello che l'angelo dice a Maria è accettabile razionalmente? Sì o no? Perché no? Io so che i figli nascono dal rapporto sessuale, tu mi dici avrei un figlio, io non conosco uomo, come faccio a avere questo bambino? Quindi l'angelo gli dice che sarebbe successa su di lei una cosa che era impossibile umanamente a realizzarsi. Adesso, nella vostra esperienza di fede, se fate un attimo, ditemi quando mai Dio aveva proposto una cosa che si poteva facilmente realizzare senza tanto sforzo nella vita. Dio quando ci parla, Dio quando ci guida, Dio quando ci fa fare passi avanti, ci porta sempre su cose che sono umanamente impossibili da realizzarsi. E per questo sono pochi quelli che credono, anche a livello ecclesiale. Tu avrai un figlio, ma io non conosco un uomo. A Zaccaria, tu sarai papà, mia moglie è sterile da giovane, o è vecchia, che cavolo mi stai a dire? Impossibile da realizzarsi, no, tu avrai un figlio, Abramo. Ma forse non devo avere figlio da mia moglie che
faccio dalla schiava, me lo adotto io, equivale che c'ho il figlio. No, Abramo, io ti ho promesso un figlio da tua moglie, non da tua schiava. Ismaele lascialo andare. Quella si deve realizzare quello che dice Dio, non quello che la nostra stretta testolina riesce a credere. Per cui la fede è il buio dell'intelligenza. Uno, per fare un'opera di Dio, deve rinunciare a capire e buttarsi su una parola che Dio gli ha detto. Più ragionamenti facciamo, meno si realizza quello che Dio ci dà, cioè ci dice e ci dà da fare. Più arzigogoliamo col cervello, più ci allontaniamo da Dio, perché Dio non è afferrabile dall'intelligenza, è afferrabile solo dalla fede. Lo capite questo? Sempre, finché facciamo i calcoli umani, usciamo fuori dal seminato di Dio. Noi dobbiamo agire, pensare, fare le cose esclusivamente in base alla sua parola. Se uno non impara a fare questo, non progredisce spiritualmente. Può andare 20 anni a messa, fare la comunione 2 volte al giorno, resta sempre a quel punto spirituale, perché non ha mai imparato a fidarsi di Dio e vive con la paura che Dio lo freghi prima o poi, che le cose vadano male. Allora Dio che dice: tu non sei degno, perché dubiti di me? E chi sono io che ti voglio fare del male? Sono tuo padre, perché dubiti di me? Quando è che impari ad avere fiducia di me? Allora alla Madonna era facile credere. Questo, quando si dice la Madonna, beh, quella era santa, per lei era tutto facile e scontato. Ma che la Madonna ha faticato a credere, ha faticato così tanto che l'angelo, per convincerla, ha dovuto farle una testimonianza. Guarda un po', la tua cugina Elisabetta e tuo parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei. Il bambino cresce, va avanti. Elisabetta era sterile da ragazza, aveva passato la menopausa, quindi per doppio motivo non poteva avere figli. Quando Dio è intervenuto, Elisabetta diventa mamma, punto e basta. Nulla è impossibile a Dio. Quello che Dio si mette in testa di fare, quello che Dio ti annuncia di fare, quello si realizzerà. Nulla è impossibile a Dio. Per questo noi siamo potentemente chiamati a credere nell'agire di Dio nella nostra storia, che se Dio ci dice una cosa, quella si realizza. Può succedere quello che dall'esterno, quello si realizza. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Chi ha voluto impedire a Padre Pio di portare avanti la sua missione? Manco tutto il Vaticano messo insieme. La sospensione a Divinis, che non poté celebrare la messa per 2 anni e mezzo, non poté confessare. E chi lo fermò? Lui andò avanti lo stesso, con la preghiera, con le penitenze, con la bilocazione, evangelizzando, portando il Vangelo ovunque. E poi queste proibizioni caddero, perché erano infondate, senza motivo, erano cattive nei suoi confronti. Nessuno poteva fermare questo fiume in piena di Padre Pio, perché Dio era con lui. Era Dio che lo voleva. Non c'aveva un soldo, ti ha fatto l'ospedale più grande del meridione, il più avanzato con le sue tecnologie. Come poteva fare uno sui soldi, sulle costruzioni, i calcoli, bilancio preventivo? Bisogna presentare tutte le voci che compongono il preventivo, che sono realistiche o no. Non c'era niente di realistico. Io non ho un soldo, Dio, qui voglio un grande ospedale. Si parte con gli amori. E chi paga? Ci prende il Signore, lo vuole Lui. Chi è che è in grado di fare questo?
E l'ha pagato tutto, senza avere mai un soldo. Allora, la potenza della parola, quando Dio ti dice una cosa, questa si realizza. E la Madonna era chiamata a credere che quello che Dio gli ha annunciato si sarebbe realizzato. A noi Dio che cosa annuncia? A noi Dio che cosa vuol fare? Qual è il progetto di Dio su di noi? Qui non sto parlando ai seminaristi che devono andare ai preti, sto parlando a famiglie, a giovani, adulti, anziani. Gli anziani per il Signore sono una cosa meravigliosa. È pieno di anziani ispirati e carismatici la Bibbia. Ricordate quando abbiamo visto come morivano i patriarchi che chiamavano i figli sul letto di morte, li benedicevano uno per uno, la benedizione del padre finale, quella l'ultima benedizione della vita. Era importantissima perché il padre in quel momento veniva ispirato dallo Spirito di Dio e vedeva il futuro di ciascun figlio e della loro discendenza e profetizzava quello che sarebbe successo al figlio e alla sua discendenza con la sua benedizione. Oggi non si fa più. Sono stato a fare la messa qui al centro sociale degli anziani ieri, c'erano tantissimi, nella sala c'era la messa e ce n'erano sei che mentre stavano a fare la messa stavano a giocare a carte, arrabbiati perché ne scappava la carta buona. Dopo la messa andavo a benedire l'altro locale, ma voi che fate qua? Insomma, stiamo a giocare una partitella, quelli speravano di farla franca, non gli è andata bene perché sono andati a fare benedizione, sgamati tutti quanti. E quelli non benedicono i figli, non ci credono a Dio. E poi i figli come vengono? Allora, la Madonna è chiamata a credere. La fede della Madonna è una fede entusiastica. Oh, che bello! Oh, sì, 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 voglio questa qua. No. È una fede che poi, dopo un po' di tempo, di fronte a difficoltà, sarebbe crollata. Quando lei accoglie il figlio, e per questo figlio accolto rischia di morire lapidata a furor di popolo, perché il fidanzato suo si era accorto che era incinta e non è stato lui a metterla incinta. Lei che fa? Porca puzzona, si è messa in questo guaio. Ma devi dire prima che rischiamo la pelle, dicevo di no. La fede. Tu, Signore, mi hai portato a questa situazione, io rischio la pelle, tocca a te risolverla, perché tanto io non posso dire niente a nessuno. Nessuno mai mi crederebbe che questo figlio non è figlio di uomo. A te risolta a risolvere questo problema. E Dio lo risolve mandando lo stesso angelo Gabriele ad annunciare nel sogno a Giuseppe che il figlio di Maria non era frutto di uomo, ma un miracolo di Dio. Se tu continua a fare fidanzato e lo sposo di Maria, non toccherai mai Maria, non sarà mai tua fisicamente. Tu devi essere soltanto il custode di Maria, non l'uomo che possiede il suo corpo. E lui accetta. Cavolo, il papà del figlio di Dio, il marito della più santa tra le donne, dovette pagare il prezzo della mancata sessualità. Ma che cosa ha ottenuto da quel piccolo sacrificio? Allora, la fede di Maria è una fede composta. Vuoi sapere in chiave spirituale cosa si dice? È una fede nella quale, quando lei si offre a Dio, muore se stessa. Cioè rinuncia al suo progetto di sé, rinuncia a gestire. Tu sai quello che è bene, mi affido a te. Si chiama morte mistica questa, per la risurrezione in Dio. Vivere di Dio, non vivere più di se stessi. Quindi Maria capisce bene, miracolo, lo Spirito Santo, mia cugina Elisabetta che passa il sesto mese, allora così, questa è la via nella quale verrà questa cosa che mi ha promesso. Bene,
eccomi, sono la serva del Signore, avvenga su di me secondo la tua parola. Guardate bene, l'angelo ha detto di tutto che sarebbe diventata madre e il suo figlio era il figlio di Dio che diventava uomo. Come avverrà questo? Questa è la parte che ci resta stasera. Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sombra. Qua sono distinte Spirito e potenza. Io vorrei che queste cose qua si capissero. Questo, nessuno, ma non vi sfido ad andare a ricordare tutte le prediche delle messe sentite fino ad oggi, se poi qualcuno vi ha spiegato differente dallo Spirito e la sua potenza. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Se scende su di me lo Spirito Santo, il bambino viene concepito. Noi crediamo, che diciamo dello Spirito nel credo? Credo allo Spirito Santo che è Signore. Quando uno riceve lo Spirito Santo gli dà la vita. A se stesso, di creare la vita nell'intimo della persona. A Maria nel grembo, anzi dovremmo dire prima nel cuore suo e poi nel suo grembo, ma ha fatto questa funzione che è la sua caratteristica, quella di dare la vita. Le dà la vita così a Gesù Cristo quando era morto in croce, il suo corpo nella tomba di Giuseppe di Matea ha dato la vita risuscitandolo dai morti. Quando lo Spirito Santo si muove, risuscita. Quando lo Spirito Santo si muove, fa concepire il bambino. È sempre datore. Fa morire nessuno lo Spirito Santo? Allora non sarebbe spirito di vita, ma sarebbe spirito di morte. Lui è spirito di vita. Dove si muove lo Spirito Santo, si crea la vita. Si genera la vita. Perché questa è la sua identità. Fa parte della sua persona. Essere colui che dà la vita. E allora vi chiedo subito, se uno è un depresso, se uno ha l'esaurimento nervoso, che gli fa la pasticchetta? Ha bisogno dello Spirito Santo per riprendere vita e superare la depressione. Che gli arriva molto più profondo e gli fa molto di più. Allora, la Madonna sa che Dio Padre la vuole madre del suo figlio. La parola gli era annunciata. Lo Spirito Santo sarebbe stato quello che, scendendo su di lei, l'avrebbe realizzato questo miracolo. Lei doveva credere a Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo. Doveva credere al progetto del Padre, doveva credere all'annuncio del Figlio, doveva credere al miracolo dello Spirito Santo. A tutta la Trinità doveva credere, cioè a Dio. Uno e trino. Quando dice, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, dice di sì a tutte e tre, dice di sì a questo progetto. Finché non ha detto di sì, poteva lo Spirito Santo scendere in lei e farla diventare madre del suo figlio? Sì o no? No. Perché mancava il suo sì. In ogni opera di Dio, in ogni miracolo di Dio, le cose vengono in maniera automatica o c'è bisogno della collaborazione umana, minima per quanto sia, ma necessaria? Ci vuole la nostra parte,
che crediamo, che accettiamo, che diciamo di sì, che ci offriamo a Dio. Da parte di Dio, massimo del massimo. Da parte nostra, allora, quando Maria dice di sì, eccomi, significa mi offro, sono pronta per te, Dio. Qual è il momento del miracolo? Il momento del miracolo. Qual era il miracolo? E se ve lo dico io, qua dopo non alle domande non rispondete più. Quale miracolo doveva avvenire in questa occasione? Qual era il progetto di Dio? Rispondete voi. Che cos'è il concepimento? Il concepimento di un bambino? Che cos'è? Ditelo, spiegando con le vostre parole, Quando lei dice sì, accetta, allora Dio opera. Che cosa opera? Qual è il miracolo che fa Dio? L'incarnazione. In che cosa consiste il miracolo dell'incarnazione? Concepisce. Concepisce. Che cos'è che concepisce? Allora, è di Dio il figlio o il suo il figlio? Il figlio di Dio diventa uomo. Non sono contorte. Per noi che parla che facciamo un albo facendo la parola di Dio, sembra contorto, ma non è per niente. Il figlio è di Dio, ma è spirito, perché venisse del mondo doveva diventare carne. La carne al figlio di Dio spirito, chi gliela dà? Maria. Maria è stata lo scalino che il figlio di Dio ha usato per scendere dal cielo sulla terra, per diventare uno di noi. Oh. Dal punto di vista della ginecologia, che cosa avviene? Lo spermatozoo che porta nella sua capocciolina 23 cromosomi, che va a raggiungere dopo un percorso difficilissimo in cui tutti gli altri muoiono e quello più forte, più sano raggiunge l'omocellula, lo spermatozoo mette i suoi 23 cromosomi dentro l'omocellula femminile, si forma la prima cellula completa dell'essere umano con 46 cromosomi e da lì, dallo zigote, la prima cellula umana, parte lo sviluppo, la cellula si divide in due parti, poi in quattro, poi in otto, e via tutto l'essere umano che da una dimensione microscopica, invece c'è scritto tutto, il colore dei capelli, l'altezza, la forma dell'impronta digitale, tutto quello che nel corpo futuro che sarà ben formato, è tutto scritto in quella prima cellula invisibile. Allora, Maria ha dato la sua omocellula, lo Spirito Santo ci ha messo lo spermatozoo divino, per dirlo in modo così, per dare un'idea più accessibile a noi umanamente. È avvenuto un miracolo, quindi non state tanto a dire cosa è avvenuto, però questo è successo, che Dio è uomo, il mondo divino e il mondo umano si sono fusi insieme in una persona chiamata Gesù, il quale dal momento del concepimento è vero Dio e vero uomo. Non è un uomo a metà o Dio a metà perché si è incarnato, è vero Dio e vero uomo. E quindi da uomo ha dovuto fare il cammino che ogni essere umano deve fare, da quando è una piccola omocellula fino alla morte. Tutto il cammino che dobbiamo fare noi, passo per passo, l'ha fatto tutto Gesù Cristo, senza sconti di nessun genere. Neanche la sofferenza è stata scontata.
Allora, questo miracolo si chiama incarnazione, è tra i più grandi e più potenti in assoluto mai venuti nella storia della salvezza. E questo è venuto in Maria, in questa occasione, attraverso Gesù, sì, il suo eccomi. Se un miracolo enorme è quello che è successo in lei, quanto è stato grande il lavoro fatto dallo Spirito Santo perché questo miracolo si realizzasse? Ecco perché qui non si parla soltanto dello Spirito Santo, ma della potenza dell'Altissimo. Lo Spirito Santo al quadrato, per dire in maniera semplice, matematica. Lo Spirito Santo che lavora in maniera infinitamente grande. E questa che si chiama, questa è l'unzione dello Spirito. Se nei cristiani, invece di abitare semplicemente lo Spirito Santo, battesimo della cresima, abitasse l'unzione dello Spirito, che cosa avverrebbe nel mondo? Bene, 10 precise, concludiamo in questo modo. Allora, ciascuno si prende un foglietto, se lo porta. Qui sono due domande alla fine. Che differenza c'è tra lo Spirito e la sua unzione? Che cosa ha fatto lo Spirito Santo nell'unzione? Cioè, quale miracolo ha realizzato? Bene o male abbiamo già risposto a queste domande. Io vorrei che voi rispondeste con le parole vostre. Questo foglio me lo riportate con la risposta scritta a tutti quanti. Questo è compito a casa per l'unzione dello Spirito. Compresi quelli che lo seguono attraverso internet, troveranno questo foglio, ve lo mando attraverso la chat di WhatsApp, faremo un gruppo di tutti quelli che ricevono l'effusione, per questo voglio l'iscrizione, sull'iscrizione mi ci dovete dare cognome e nome, città, vabbè, il nome di telefono ovviamente c'è perché tutti quanti siete in contatto attraverso WhatsApp. O Dio onnipotente, stendi la tua benedizione su tutti i fratelli e le sorelle che sono uniti in questo corso. Alcuni hanno risposto tramite chat alle domande. Signore, ti preghiamo che il tuo Spirito ci illumini, ci guidi e ci porti a vivere un cristianesimo tutti quanti con la potente dell'unzione. Te lo chiediamo, Dio onnipotente, per Cristo Gesù, nostro Signore. La menzione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga.